Avete mai fatto un regalo alla Città del Sole? Allora sicuramente avrete visto questo, oppure ancora questo. Questa è la carta regalo che ho illustrato per la Città del Sole. È un rotolo di carta regalo caratterizzato da un'illustrazione che misura circa 60x70 a riempire via via tutta la dimensione del rotolo, esattamente come una carta da parati. In questa immagine ho voluto mettere in scena la Città del Sole. Una città di animaletti, di bambini animaletti che fanno cose, che giocano, dipingono, fanno sport, leggono, scappano, si nascondono e tutto questo contemporaneamente. Questa idea non nasce prettamente per la carta regalo. Partecipai al concorso illustratore dell'anno per la realizzazione del calendario della Città del Sole. Con questa idea, una mega città di bambini e animaletti che fanno cose durante tutto l'anno, ma che in realtà, insomma, magari ve lo racconterò in un altro video. Ad ogni modo, questa idea di grande illustrazione, molto densa, piena di cose, di personaggi che fanno cose. La mia proposta non vinse, ma piacque così tanto che era un peccato sprecarla. Così nacque la proposta di trasformare questa idea nella nuova carta regalo della Città del Sole. Di esempi di illustrazioni di questo tipo ce ne sono tantissimi, ma se devo dirvi la verità, è un qualcosa che mi frullava per la testa da diverso tempo, anni, forse da sempre. Mi ricordo infatti, da piccolo, quando andavo dal dentista, c'era questo grandissimo puzzle appeso alla parete in cui era raffigurata questa scena piena di personaggi che fanno cose, tutti colorati, ognuno fa una cosa diversa. E mi ricordo che nella sala d'attesa stavo lì a guardarlo e a perdermici dentro. Successivamente ho scoperto che si trattava del grandissimo mordiglio. Un dettaglio però che ho sempre notato è che in quell'immagine quello che io vedevo era soltanto una porzione, un'inquadratura stretta su una scena ben più ampia, che però non si vedeva mai perché la scena era tagliata a destra e a sinistra, in alto e in basso, un frame. E quindi con la fantasia ad immaginare come avrebbe potuto continuare questa scena. E quindi questi due elementi, la scena super densa e la possibilità di espansione, come in un pattern o in una carta da parati, hanno preso vita in questo progetto. Mi piaceva quindi in generale questa idea, ma trovavo particolarmente stimolante il fatto che, essendo un rotolo di carta regalo, l'addetto all'impacchettamento, chi donava il proprio regalo e chi riceveva questo pacchetto, si trovasse di fronte a una scena sempre nuova, sempre diversa. Per questo motivo, pur trattandosi di un pattern, ho voluto creare un unico pattern, tutto diverso. Una scena quindi che si svolge nella dimensione del 60-70 e che è strutturata per ripetersi a pattern nella parte alta e nella parte bassa, ma che all'interno è tutta diversa. Inoltre, per raccontarvi un altro dettaglio, questo è un po' più personale, c'è una cosa delle carte regalo che mi manda fuori di testa. È che nella maggior parte delle carte regalo non si capisce niente. Cioè il rapporto tra le figure, i colori, i pieni, i vuoti, lo sfondo, non, alla fine non si capisce niente. Invece io volevo creare una città incasinata di personaggi, ma che fosse sempre leggibile e che questa idea non predominasse sul contenuto, sul tesoro da scartare.
portare, ma che rimanesse quindi un fantasioso, colorato, divertente, allegro, sempre diverso, tutto da scoprire, prezioso contenitore. Per questo motivo ho lasciato un fondo bianco, sempre leggibile, come succede poi nella decorazione, ad esempio, di alcune volte dove tantissime figure diverse e colorate riempiono la superficie, non toccandosi mai e lasciando sempre il bianco attorno. Ma questo è un altro discorso. Una volta definite delle regole di base, dove inizia, dove finisce il pattern, macro situazioni, è stato tutto poi un divertimento nel generare personaggi e fargli fare cose. Se vi interessa qualche aspetto relativo al disegno, nel come ho gestito questo progetto da un punto di vista più tecnico, ve lo racconterò in un altro video. Sì, vabbè, ma che cosa succede in questa scena? Succede di tutto. Ci sono giraffe, cammelli, pinguini, polli, coccodrilli, una pista di go-kart. Una sessione di pittura en plein air. E poi c'è l'Egitto, una sfinge e la piramide da cui esce fuori il piccolo Anubi. E la sabbia dell'Egitto diventa un campo da beach volley, dove subito sotto il bianco attorno è una distesa di ghiaccio dove i pinguini pescano, pattinano e festeggiano con bibite ghiacciate. C'è pure uno che ci si fa il bagno. E mentre un fenicottero, un castoro e il tizio nero si sfidano in una corsa a ostacoli, in un piccolo laghetto accanto spunta una balena. Così. Un trenino tutto colorato trasporta gli animaletti verso la Sozza's House. E da questo edificio misterioso, un piccolo omaggio ai due APP, fuoriesce una mega lingua che via via diventa una pista ciclabile. Biciclette, monopattini, monocicli, gente che va in bici ovunque. Tra una cosa e l'altra, un gruppetto di giraffe e tartarughe improvvisano una sessione di urban dance con uno stereo anni 80 che se la ride. E poteva mancare il ping pong? Certo che no. Insomma, c'è un po' di tutto. Animaletti che saltano su tappeti elastici. Sessioni di lettura intensiva. Gente che prende il sole. Piccoli pacchetti regalo ovunque che volano trasportati da palloncini. Ciambelle dappertutto che a volte sono copertoni di auto, altre volte delle panchine, dei vasi di fiori. Se sarete fortunati troverete anche musicisti che suonano qua e là. Animaletti che giocano a nascondino e, perché no, nella loro celebre camminata verticale, Batman e Robin. Ovviamente quello di Adam West degli anni 60. Ma attenzione, perché ce n'è uno solo e solo i più fortunati potranno trovarlo. Sicuramente ho dimenticato qualcuno, mi scuseranno gli animaletti che non sono stati citati in questo video. Piuttosto voi
Quale avete trovato? Qual è il vostro preferito? Fatemelo sapere nei commenti e, se vi fa piacere, mandatemi anche una foto. Vi mando un saluto e mi raccomando, fate tanti regali.